trent'anni sono tanti e sono stati sufficienti a far cambiare una cultura radicata, non soltanto in Sicilia. C'era prima la convinzione che la lotta alla mafia fosse un problema soltanto delle forze dell'ordine e della magistratura. Dopo la drammatica stagione delle stragi del 92 si è capito che la lotta alla mafia impegna tutti, ogni cittadino, ognuno nel proprio ruolo. Ecco perché oggi questa consapevolezza è cresciuta, anche se l'impegno antimafia molto spesso rimane accompagnato da ipocrisia e da retorica. Io credo che l'antimafia vada predicata e praticata giorno dopo giorno nel silenzio del dovere, evitando speculazioni per rendere omaggio al sacrificio che tante donne e tanti uomini hanno saputo e voluto compiere per fare migliore questa Sicilia e questa Italia.